Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube. Come ogni mercoledì, nuovo episodio di questo o quello, la rubrica dove cerco di risolvere quanti più vostri dubbi è possibile. Vi ricordo di lasciare già da ora un commento con la domanda, insomma, per ottenere risposta nel prossimo episodio. Mettetevi comodi e andiamo a rispondere a un po' di domande. La prima di oggi ce la fa Riccardo Lebba o Yebba. E ci dice: in un 4-4-2 o in un 4-2-3-1, in coppia con Blank Baby, meglio Nainggolan Rule Breaker o Beckham Prime Asset d'intesa, tutta la vita Nainggolan. Più veloce, difende meglio, approvato, rapporto qualità prezzo, anche migliore a favore del belga. Mario Scognamiglio invece ci dice: Ribera sei un grande, cuoricino. Mi consiglieresti un ATT Icon con circa 800k da affiancare a Cristiano e Neymar nel 4-3-1-2? Grazie sei un grande, la nostra Iena. Allora, grazie intanto per i complimenti. Per quanto riguarda un ATT Icon, ti dico: mio figlio Kenny, tanta roba, vai a prendere lui. Nicola Skintu: Rodrigo, record breaker o Neymar per giocare da ATT? Tutta la vita il buon Neymar. Lorenzo Anichini: meglio potenziare Neymar da allora all'If o cambiare Firmino con Renato Europa e Gomez con Varane? L'altro centrocampista è Bruno. Lorenzo, tutta la vita cambiare Firmino con Renato e Gomez If con Varane If. Bruno e Renato il centrocampo che io, la differenza tra Neymar Roro e l'If non si sente tanto, io ho l'If pick, ti dico che bene o male siamo lì. Giuseppe Tommaso: qual è l'icon migliore da mettere DC sotto i 500k? Diciamo che sui 500k un po' arranchiamo, credo che il rapporto di qualità prezzo forse la più bassa sia Blank Campbell Baby, credo. Quindi andrei su di lui. Andrea Giordano: R9 mid vale 5,5 milioni? Stesso discorso per Mbappé e Cristiano. Puoi prenderli, ma dubito, anche perché Olli dice che in VL, oltre a cambi di livello da Euro 2, certi valori di questi super top vengono eguagliati con quelli di giocatori con valori nettamente inferiori. Cosa ne penso? Meglio rinforzare centrocampo e difesa? Andrea, ti dico. Allora, R9 mid, secondo me 5,5 milioni non li vale. Stesso discorso per Mbappé e Cristiano. Toti invece no, perché i Toti per me sono superiori a R9 mid, in particolar modo Mbappé, visto che Cristiano già al 95 riceve un upgrade bello grosso dalla carta base. Cosa che non giustifica la differenza di prezzo tra Cristiano 95 e il Toti. Quindi se devi andare a prendere uno di questi giocatori, io prenderei tutta la vita Mbappé, perché vuoi o non vuoi un tunnel, un rimpallo eccetera eccetera te lo vincono. Poi è chiaro, i gol se li sbaglia Mbappé Toti, Cristiano Toti, così come ti ribocchi. Quindi alla fine i gol se li sbagliano tutti. Io onestamente però la punta di diamante lì in avanti l'andrei a porre, fossi in te. Zaid Alajar chiede: dove conviene far giocare Zidane mid? Può fare tranquillamente il COC e il CC e il CDC. Io lo farei giocare CC-CDC tranquillamente in un 4-4-2 o in un 4-2-3-1. Kerim Meminaj: Sugar Prime da COC utilizzabile? Se sì, con che stile intesa? Sugar Prime non c'ha degli ottimi passaggi, lo utilizzerei più da seconda punta. Nicola Leoni: ciao Riberoschi, meglio Gabriel Jesus su CL Live o Raul Prime, considerando anche eventuali upgrades? Allora, ti dico, a prescindere dagli upgrade, io preferisco tutta la vita un Raul, visto che è 4-4, a dispetto di un Jesus che c'è invece 3 di piede debole, quindi andrei più su Raul. Max 10: meglio Walker If o James Future Star come DC? Chi come due mediani tra Veron, Jones e Tonali? Roberto Carlos può fare il DC, è abbastanza basso. Allora, tra Walker e James, entrambi molto forti, io preferisco Walker come rendimento, anche se qualità prezzo forse è un pelo meglio James, ti dico Walker. Invece come mediani tra Veron, Jones e Tonali, ti dico vai di Jones e Tonali. E Roberto Carlos il DC no, lo può fare, non tanto per la statura ma per il work rate, diciamo un po' troppo indisciplinato per poter fare il DC. Daniele Tondi: bello Ribe, in un attacco a due meglio Pele Baby e Cristiano base oppure Cristiano 94 e Mbappé base? Sarebbe se no una bella coppia offensiva intorno ai 4 milioni complessivi, grazie in anticipo. Allora, per quanto riguarda la coppia, io andrei su Cristiano 94 e Mbappé, ti spiego perché. Pele Baby è molto molto forte, però secondo me non ha niente di più di un Mbappé. Alla fine parliamo di un 5 squillo e un 4 piede debole, così come Mbappé. Mentre la differenza tra Cristiano base e Cristiano 94 la senti sia in termini di agilità che di finalizzazione anche col piede sinistro. Quindi andrei sulla seconda chance. Marco Gardini: meglio utilizzare Cruyff, Cristiano e Messi con Messi e Ronaldo a 8 o solo Cruyff e Ronaldo ma tutti a 10? Dipende chi è l'altro giocatore fondamentalmente che vai a mettere al posto di Messi. Quindi diciamo che non sono un problema due giocatori a 8, soprattutto se sono Messi e Ronaldo. Ma se puoi mettere Cruyff e Ronaldo con tutti a 10 al posto di Messi, ne metti un altro che è forte uguale, vai con la seconda opzione. Salvatore Laurino: Emerson
posso tenerlo o c'è di meglio, ma fondamentalmente sì, puoi tranquillamente tenerlo, a meno che non c'è crediti per fare eventuali upgrade. Alex 10, Deciglio come lo vedi da DC? Raga, questa è la moda di quest'anno, spostare i terzini DC, ovviamente lo può fare, c'ha anche dei discreti piedi, quindi lo può fare tranquillamente. Nicolas Mallardi, ciao Ribe, meglio Cruyff o Eusebio da affiancare a un Cristiano base o conviene prendere Cristiano 94 e affiancarlo con un Neymar o un Mbappé? Allora, Nicolas, per quanto riguarda Cruyff, il discorso che faccio sempre è che non lo userei da punta, visto che ha una scarsa potenza tiro, lo utilizzerei piuttosto da COC. Per quanto riguarda invece Eusebio 91... è forte, però quest'anno quei giocatori un po' all'Eusebio fanno un pelo di fatica, quindi magari potresti anche pensare di prendere Cristiano 94 e affiancarlo piuttosto con un Neymar, che il suo te lo fa tranquillamente, quindi forse più la seconda chance andrei a optare. Per quanto riguarda invece Arun Antires chiede Kanté o Renato, ti dico Renato. Toro invece dice ciao Ribe, in un 4-3-3 con centrocampo Pogba, Kanté e Bruno, attaccanti Somma, Nebase, Salah, cosa mi consigli di cambiare? Salah con Mahrez, se devo farlo giocare Cicci mi gioca a 7 d'intesa, grazie mille, continua così, grazie Toro. Allora guarda, onestamente io cambierei sicuramente Salah, ma più che con Mahrez cercherei in tutti i modi di mettere quel Saka, che è veramente un esterno clamoroso, perché Salah piuttosto che rimpiazzarlo con Mahrez, che per me fa meglio il COC piuttosto che l'esterno, a quel punto te lo tieni. Quindi andrei a mettere quel Saka, che costa sì tanto, però è quello il miglioramento che farei. Andrei Gergescu, ciao Ribery, attacco con Eto'o Baby Armstrong, punte con Rune COC, ci sta o è meglio Eto'o e Son, punte con Mahrez COC? Tutta la vita andrei la seconda opzione. Marcos Gambelluri, grande Ribe, ti chiedo se vale la pena l'upgrade da Duncan a Kessié, oggettivamente meglio Donnarumma o Van der Sar, da centrocampista mediano, Cuadrado, Rule Breaker o il Motmo. Allora, per quanto riguarda l'upgrade da Duncan a Kessié, se non devi migliorare altri reparti, sì. Comunque Duncan è molto forte, in termini di qualità prezzo è superiore a Kessié. Per quanto riguarda invece Donnarumma o Van der Sar, se intendi il record breaker ti dico Donnarumma, da centrocampista mediano di Cuadrado, Rule Breaker. Diciamo che lo preferisco rispetto al Motum per quanto riguarda sono quelle che sono le stats difensive, quindi questi sono i tre che utilizzerei. Giulio Esposito, chi puoi usare come DC in Premier? Usi Fofana e vorrei qualcuno più veloce, anche un terzino adattato non è molto budget. Guarda, se non è molto budget puoi tranquillamente utilizzare Cancelo 86, che costa più o meno 650k e il suo lo fa alla grande. Fili, che mi sai dire di Pogba Rotto de Final? Dopo la versione 89 l'ho trovato troppo lento, con chi lo rimpiazzi, giochi con Kanté e Capa Frisa a centrocampo. Allora Fili, Pogba a me, ripeto, in mezzo al campo non mi fa impazzire, perché preferisco il record breaker, scusatemi, il rule breaker da mettere in mezzo al campo, perché è quello che difende di più. Se devi sostituirlo lo andrei a rimpiazzare con un giocatore un po' più eclettico, magari un Bruno Fernandes che difende e attacca anche meglio. Alessandro Ingenito, un bel commentone, 4 domande, giochi con il 4-4-2 con Mané esterno e Jones a fianco a Petit, secondo te mettere Renato e Diatta è un upgrade? Diatta è meglio di Mané, ma soprattutto Renato è più forte di Jones? Dico assolutamente no, perché secondo me Renato If è più scarso di Jones, mentre da Diatta e Mané comunque se la combattono, ma secondo me perdi qualcosina in mezzo al campo. Secondo, tu dici che in questo periodo Varambase mi sta facendo dannare, ma tipo un Jimenez secondo te è superiore, quello Hermoso, puoi fare una classifica di questi tre? Sicuramente in questo momento dico Hermoso, Jimenez, Varane, sicuramente senza ombra di dubbio. Quel Zambia Footbird è usabile da DC, meglio mettere lui DC con TOTS o lui ti dico dall'ODC? Ti dico da DC no, è stato provato, non è piaciuto, quindi ti dico metti lui ti dico dall'ODC, tra Neymar, Mbappé e Ronaldo chi metti esterno? Se sono tutte e tre versioni base vai di Mbappé esterno. Poi Emanuele Inglese, che ne pensi di Rashford 89? Serve poi un terzino icona dalle swap, che ne pensi della difesa Kanji, Babu, Bender? Vorrei mettere Sessegnolo come CC, che ne pensi? Allora, Rashford è molto molto forte, l'89, 5 di skill, 4 di debole, si gira anche abbastanza bene, ottimo esterno. Poi ti serve un terzino icona e call degli swap, credo che volevi dire, ci può stare, se ti serve un terzino lo puoi andare a prendere. La difesa Kanji, Babu, Bender è tanta, tanta, tanta roba, se segna un CC non mi fa impazzire, ma parliamo di un giocatore gratuito, quindi lo puoi provare e ti puoi togliere questo sfizio. King chiede, utilizzo un 4-3-1-2 con che si Viera, Tonali, Moments e Mkhitaryan, Headliner da COC. Vorresti sostituire Tonali e Mkhitaryan ai 2 milioni e mezzo. Pensavi a uno tra Seedorf, Fernandes o Mataus da CC, però poi con budget restanti chi prendi da COC? Consigli, non ho grossi problemi di ibridabilità avendo icona. Allora, onestamente, se devi andare a fare queste sostituzioni di Tonali e Mkhitaryan, io andrei a prendere un Fernandes sicuramente al posto di
di tonali. E poi se ti serve un COC e non hai grossi problemi di ibridabilità, non so se tu riesci a prendere magari un Neymar che te lo vai a piazzare lì. Altrimenti potresti anche optare magari per un'iconcina. In questo momento mi sfugge il prezzo di Cruyff, perché a quel punto potresti anche tenere Tonali e fare un all-in su Cruyff, che magari te la svolta in fase offensiva sotto questo punto di vista. Tommy Vui, Pelé o Neymar base, Mbappé base, Cristiano base, chi esterni e chi punte. Ok, allora per quanto riguarda il 4-4-2 senza dubbio utilizzerei Cristiano e Neymar punta, con Neymar e Mbappé esterni. Sokneg, una coppia di DC tra Dama Fries, Carlos Alberto e James, e conviene prendere Walker If e metterlo a posto di un eventuale James? Come dicevo in precedenza, per me sì, e farei Walker e Carlos Alberto. Ciao Andrea, due domande veloci. Mbappé e Digno, chi metti esterno e chi ATT accanto a Rooney, e meglio De Sciglio di Sambia? Allora, meglio De Sciglio di Sambia da vedere, da provare. Tanto De Sciglio è gratuito, Sambia costa 2 lire, quindi lo puoi testare, non li ho testati. Mentre per quanto riguarda Mbappé e Digno, metterei Digno da esterno e Mbappé da punta. Bring to John, in ordine, chi sono i migliori di C? Kluivert, Yuri Berchiche o Varane? Proprio come l'hai messi, Kluivert, Yuri Berchiche e Varane, Johnny per me. Tony Modestonius, signor Ribera, vorrei provare Garrincha, che non ho mai usato, potrebbe sostituire Mbappé? Assolutamente sì, Tony, 5-4 anche lui, bel giocatorino, molto agile. Marco 33, ciao, un attaccante da mettere al posto di Felix Potm, Icon, Premier o Liga, massimo 1,5 milioni. Marco, fammi contento, vai a prendere Dalglish, iconcina che anche quest'anno il suo lo fa, quindi tanta roba, ovviamente anche nella versione baby che è la mia preferita. Roberto Utopila, meglio Garrincha, baby o mid, Rashford a 7 o il buon Kulusevski a 10, in difesa a fianco a Smalling, meglio James o Walker? James o Walker ho già risposto, mentre per quanto riguarda il ruolo di esterno, in questo caso, secondo me andrei su Garrincha o altrimenti su Kulusevski, Rashford in ultima posizione. Ciao Tom, allora, uno tra Kocha Moments e Kakà, andrei su Okocha, che è molto più agile. Maffo Maffo invece ci chiede, nel 4-1-2-2, Rabiot CDC con Lesmelou Kanté, CC e Benzema, headliner da COC, ma se prendi Sissoko live lo posti CDC al posto di Rabiot? Onestamente a me quel Sissoko non mi fa impazzire, perché è un po' rigido, quindi full defense, mentre Rabiot magari un pochino meglio. Andrea Vannoni, Lama Prime di fianco a Renato è superiore a Kanté If? Secondo me sono due giocatori simili, solo che Lama costa tanto, quindi rapporto qualità-prezzo che va a favore di Kanté. Alessandro chiede, ATT Premier o Icon, sempre 750k, sempre mio figlio Kenny. Matteo Famà, meglio Dembélé Freeze o Cantona da punta? Ti dico Dembélé perché è più agile. Alessio Grandi, ciao Ribe, cosa posso migliorare con la tua Serie A? 4-4-2 in game, Donnarumma, Kimi, Koulibaly, Gosens, Dalò, Pereira, Tonali, Milinkovic, Ronaldo, Muriel, Lautaro, in attacco, centrocampo e difesa. A me non mi fa impazzire quella Kimi, terzino, preferisco Quadrado. Non mi fa impazzire a questo punto Koulibaly, che andrei a sostituire magari con un difensore un pochino più rapido in Serie A, come può essere magari anche, non so, un Teo, che mi vai ad adattare terzino DC anche a 7 d'intesa. Per quanto riguarda poi il cerchio di centrocampo, magari non so se è quel Duncan, ma potrebbe anche starci al posto di Milinkovic, perché è un po' più agile. E per quanto riguarda lì davanti, ci siamo. Per quanto riguarda Black Mamba, ci chiede, Zambrotta Prime può workare DC o lasci terzini? Se lo usi DC puoi mettere terzino Walker, altrimenti centrale Fofana. Sì, adatta Zambrotta a DC e metti Walker terzino, perché Fofana non mi fa impazzire. Alfonso Monaco, ciao, hai Viera Prime, lo usi CC, ma ti trovi in difficoltà perché è macchinoso. Ti consigli di comprare Alaba Champions per metterlo al centrocampo e spostare Viera in difesa? Guarda, Alaba della Champions a centrocampo non l'ho mai provato. Potrebbe essere una mossa simpatica. Viera in difesa è un lusso, che tu te lo ritrovi non scambiabile, quindi sicuramente lo puoi fare. Un lusso da ricchi, dico sempre. Stefano Carrassa, meglio usare il 4-2-3-1 con Suker Prime o il rombo con le Smelou What If? Com'è Suker? Suker trovi nell'analisi delle icone Prime, vi dico che è un'icona molto sfiziosa, è un 4-4, quindi può essere tranquillamente utilizzabile. Utilizzerei secondo me più il 4-2-3-1. Francesco Barba, quali sceglieresti tra Varane UCL, Ferdinand e Maldini Mid? Due tra questi sicuramente andrei di Varane e Maldini Mid. Per quanto riguarda Filippo Ballarini, ha senso scambiare inizio game Zanetti Prime a centrocampo e abbassare Marquinhos DC? Zanetti l'hai provato a 7, ma lo trovi inutilizzabile? Assolutamente sì, Filippo, a centrocampo è la parte dove ho detto probabilmente anche nel video delle icone Prime che secondo me può rendere al meglio. Socrates Mid in un rombo ci potrebbe stare, e in un 4-4-2 no. Purtroppo Socrates è un giocatorino abbastanza ambiguo per i miei gusti, è lento, macchinoso, fa tutto e niente.
Marco 33, Maldini Mid o Ferdinand Prime? Maldini Mid. Lorenzo di Giamberardino, difesa 4, migliore possibile, budget illimitato? Madonna, qui c'è da ride. Mi metti terzino Carlos Alberto 93, poi mi fai Van Dijk Toti e Maldini Prime senza il Moments, e mi metti lì a sinistra Davis Toti. Tanta roba così. PCT Giorgio, quale difesa migliore? Bercice, Adama, Gomez, Walker. Reguio, Adama, Bercice, Dalot. Bercice, Adama, James, Walker. Bercice, Adama, Walker, If, Cancelo. Scusa il messaggio lungo, i numeri vicino sono nell'intesi, ok. Io andrei ad utilizzare onestamente Bercice, Adama, Walker e Cancelo. Sì, mi piace l'ultima. Adre 21, Lemar CC e Marz CC nel 4-3-1-2, va bene. Lemar molto arrangiato, Marz CC ovviamente lo fa bene. Alessandro Arconi, K di Biff utilizzabile come CC nel rombo, ci può stare. Un po' lentino e macchinosetto, però ci può stare. Raff, Marez da nel Romane Pic esterno tutta la vita, Mané, ragazzi. Marez da COC lo utilizzerei. E rispondiamo all'ultima domanda di Francesco Barba. Riberoschi, chi mi consigli come TD in Premier da spostare CC in un 4-3-1-2? Sono indeciso tra Arnold Toti e James. Guarda, da CC probabilmente ti dico Arnold Toti, che ha sicuramente i piedi migliori e quindi il suo lo fa molto, molto, molto meglio. Quindi vai di Arnold Toti rispetto a James, che a piedi non è che sta messo propriamente bene. Ragazzoni, siamo arrivati dunque alla fine anche di quest'altro. Questo o quello, come al solito, non vi dimenticate di lasciare i commenti con rapidità, perché vedete che vado sempre in ordine dal più antico al più recente. Quindi chi prima arriva meglio alloggia. Cerco di non farli troppo lunghi, rimango più o meno sempre sui 15-16 minuti. Quindi anche se non rispondo alla vostra domanda, magari ho risposto indirettamente. E nulla, vi ricordo di lasciare appunto il commento, un bel like, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info sulle live giornaliere sulla piattaforma Viola. E nulla raga, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e alla prossima, ciao ciao.